Wir stehen hier am Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen und wir erinnern uns an etwa 200.000 Menschen, die hier in Mauthausen gefangen genommen wurden und hier Sklavenarbeit verrichten mussten. Mehr als die Hälfte dieser Menschen, und es waren keine Schwerverbrecher, es waren Männer, Frauen, Kinder, mehr als die Hälfte dieser Menschen konnten nicht in ihre Heimat zurückkehren, weil sie hier ermordet wurden. Das Ziel der Konzentrationslager der Nationalsozialisten war es, die Menschen zu zerstören, die Menschen zu töten, die gegen das System waren und dabei noch den größtmöglichen Gewinn zu machen. Wir stellen uns heute, wenn wir an dieser Stelle stehen, oft die Frage, wie kann so etwas passieren? Affrontare la storia può essere anche un momento in cui il nostro subconscio, la nostra autocritica ci porta a fare riflessioni molto più profonde di quelle che siamo in grado di percepire quotidianamente. E quando siamo arrivati verso Mauthausen, il fatto che ci fosse la nebbia e che il nostro accompagnatore vivo ci illustrasse quello che non stavamo vedendo ma quello che dovevamo intuire, apriva uno spiraglio nella mia mente che mi portava a vagheggiare. E così ho avuto, non so se a voi è capitato, una sensazione durissima quando abbiamo attraversato il Danubio, quando Dio ha detto che su quelle rotaie di fianco dove noi stavamo attraversando il Danubio passavano e arrivavano i treni carichi di quelle persone trattate come carro bestiame, che avevano viaggiato per giorni senza nessuna garanzia per il rispetto del decoro dell'essere umano. Attraversare il Danubio in quel momento ha rappresentato per me una sensazione di straordinaria dispersione. E credo che la presenza delle istituzioni sia particolarmente importante in un momento in cui noi vogliamo, siamo qui per capire e anche poi per raccontare, per essere ambasciatori della memoria nei posti in cui torneremo. Non possiamo dimenticare, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Il sindaco di Mauthausen ha perfettamente ragione. E non basta più solo ricordare. Dobbiamo tornare a una nuova educazione alla democrazia, alla libertà e alla giustizia sociale. E per concludere questo mio saluto, mi piace ricordare le parole di Brecht, po' a memoria. Forse ve le ricordate. A proposito di indifferenza e di differenze, prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. E un giorno vennero a prendere me e non c'era nessuno a protestare.